Questo sostituirà questo? Il 9 settembre scorso è uscito il video di Apple dove venivano spiegate le nuove funzionalità delle AirPods Pro 2. Ci sono tre principali novità. Autotest dell'udito. In soli 5 minuti tramite l'app Salute si potrà effettuare un autotest dell'udito molto simile a quello che viene fatto nei studi medici. L'applicazione fornirà anche un'interpretazione dell'esame rendendolo più semplice anche per chi non è un professionista. E, cosa ancora più importante, è stato clinicamente approvato dalla FDA, la Food and Drug Administration, per tutte le perdite lievi e moderate. La modalità apparecchio acustico. Dopo l'autotest, le cuffiette si adatteranno automaticamente in base alla perdita uditiva e diventeranno dei veri e propri apparecchi acustici OTC già diffusi negli Stati Uniti. In aggiunta, tutti i file multimediali verranno riprodotti tenendo conto del profilo audiologico dell'utente, migliorando anche qui l'esperienza d'ascolto. Protezione dai rumori forti. Dato che, secondo ricerche fatte dalla stessa Apple, una persona su tre è esposta a inquinamento acustico, hanno implementato questa funzione che attutisce i suoni forti senza compromettere il panorama sonoro. Se ci pensi è molto meglio della cancellazione del rumore, che può essere anche pericolosa, perché banalmente non ti accorgi di un'auto che passa. È un punto importante, non mi voglio soffermare troppo, ma per quanto possa essere utile, trattare una perdita d'udito lieve o moderata senza un'adeguata assistenza potrebbe causarci delle problematiche, delle complicazioni per un futuro percorso di riabilitazione acustica. Se porti già degli apparecchi acustici o se sei un professionista che lavora con gli apparecchi acustici, puoi ben capire la criticità di questo punto, come si fa a gestire dei dispositivi acustici semplicemente con un'app. Dobbiamo tener conto che l'ipoacusia è spesso un campanello d'allarme di altre patologie. Tentare di risolvere il problema senza avere un quadro clinico più ampio potrebbe essere decisamente rischioso. Il fatto che la FDA abbia dato validità clinica a questi test solleva delle questioni in Europa, in particolare in Italia, dove il sistema sanitario nazionale dà validità clinica a tutti gli esami fatti in ambulatori pubblici e convenzionati. Sicuramente questa novità aiuterà tantissime persone a prendere coscienza sulle loro condizioni di salute, permettendo loro di approfondire il quadro clinico e lavorare sulla prevenzione. Cosa aspettarci quindi? Considerando che in Italia si stima che circa 7 milioni di persone abbiano un problema d'udito e che il 75% di questi non utilizza gli apparecchi acustici, ci aspettiamo che le nuove funzionalità lanciate da Apple possano dare una spinta a quello stigma che vede gli apparecchi acustici sempre come sinonimo di disabilità. E tu, cosa ne pensi? Lasciami un commento e seguici per saperne di più sul mondo dell'udito.